Il giro prosegue la sua giostra sui monti dell'Abruzzo. Gli animali guardano indifferenti quegli strani bipedi su due ruote, mentre i contadini lasciano per breve tempo il lavoro per salutare la carovana che una volta all'anno rompe il silenzio delle valli. Il caldo e la fatica si fanno sentire, ad ogni fontana c'è rifornimento d'acqua. Il cartello ammonisce Draconiano, ma non trova uno che lo rispetti. I tifosi fanno anzi a gara chi riesce a spingere di più. E qualche corridore ormai cotto riesce così a far la salita quasi a ruota libera. È un passaggio a livello a favorire la fase decisiva di questa tappa. Un gruppetto prende così il largo. Ma il lussemburghese Gol stacca tutti e arriva da trionfatore a Campobasso. Riparte il gruppo compatto dei 100 corridori verso Salerno. Fantini conserva la maglia rosa del capo classifica e la deve continuamente difendere dagli attacchi degli avversari. La sua squadra compatta assiste e aiuta il giovane capitano. Verso il termine della tappa abbiamo la ormai abituale fuga decisiva della giornata. Sono in quattro ad andarsene. Un italiano, due spagnoli e uno svizzero. Nella volata per il traguardo di Salerno, Poblet conquista un'altra vittoria di tappa e Girardengo lo abbraccia ammirato. Domenica di inatteso riposo a Salerno perché la tappa di Frascati è soppressa data la giornata elettorale. I girini lasciano le due ruote e si trasferiscono coi più disparati mezzi alla capitale. Chi preferisce il treno, chi carica biciclette e bagagli su un pullman, chi, come Fantini, si mette al volante dell'auto. Da Roma si riparte verso il nord più riposati e la tappa risulterà una delle più vivaci. Frequenti fughe sgranano il gruppo che tuttavia riesce a riagguantare i fuggiaschi e a mantenersi compatto sulle strade della Maremma. Ma la fuga finale di Prammatica ne sono autori quattro giovani italiani, fra i quali l'aretino Bruno Tognaccini, il numero 98, che vuole vincere sul traguardo di casa. Infatti sfreccia primo a Grosseto, fra l'entusiasmo dei conterranei, e i baci di premio sono perciò abbondanti.